Ok, ragazzi, time out! Muovete quei prosciutti! Ehi, aspettatemi! Davvero niente male, adesso facciamo un altro inning! Questo è uno schema da duri, tutto per Max! Come? Per me? Sono pronto, coach! Vi farò dimenticare... come si chiama quello delle furie? Ho già dimenticato! 21! Snap! Parte verso il fondo campo! Finta di corpo! E Costa per voltarsi! Intercetta e vola! Touchdown! Ehi, la folla è in delirio! Il campione è aggredito da migliaia di false! Non intendevo questo genere di false. Angus, tu per caso lo conosci? No, ma una certa somiglianza con... come si chiama? Quello dalle furie. Cos'è successo? Come mai sono qui? Un portale vicino ai pali. Ma dove sono? Ti trovi nel cuore delle Highland scozzesi. Virgil, Norman, come va, ragazzi? Che è successo? Che ci faccio qui? Compi il tuo destino, possente. Ho studiato io lo schema di gioco per farti arrivare in questo istante. Le sorti del mondo sono appese a un filo nell'equilibrio cosmico. Già, come se fosse una novità. Svelto, Mighty Max, dobbiamo arrivare al portale. Solo tu puoi salvare l'umanità dagli orrori che la minacciano. È diventata un'abitudine! E adesso che abbiamo fatto questo bel buco nell'acqua, che cosa facciamo? Dunque, qui avrebbe dovuto esserci qualcosa. Beh, ci siamo noi, no? Strano, tutto è esattamente come segnato sulla mappa, ma avrebbe dovuto esserci una grande petroliera. Cosa dovremmo fare adesso, Virgil? Aspettare un battello per la spiaggia, eh? Alla faccia di Capitan Nemo! Ehi là, come va? Mi sa che siete rimasti a mollo. Volete un passaggio? Fortuna che vi ho beccato col sonar, se no era una bella nuotata fino a casa. Beh, grazie, signore. Come mai va in giro con un sottomarino, signor... Mi chiamo Jay Hollander Pettibon, Holly per gli amici. Il mio campo è il petrolio, Holly Petrolio. È la mia vita, sì, sì. E sapete, un'intera flotta delle mie petroliere è colata a picco in questa zona. Allora mi sono detto, Holly, se sei ricco per comprarle, lo sei anche per ritrovarle. Voi che ne dite? Non fa niente. E se sono affondate? O esplose? E se questo sommergibile non le trovasse? Beh, dovrò costruirmi una nave spaziale. Ma le troverò. E quando ci riuscirò... Che c'è? Che sta succedendo? Oggetti in avvicinamento. Per tutti noi. Uno squalo tutto denti punta dritto verso di noi. Ed è affamato. Holly, invece di spappolarmi, fa qualcosa. Fare qualcosa? Non c'è niente che non possa fare. Ho in tasca un sacco di bigliettoni, sono ricco. Questi sono 10.000 volts della migliore elettricità che si possa comprare. Guardatelo là, lo abbiamo spaventato. Hai visto il vero potere del denaro? Con questo si ottiene tutto. Attento, invincibile, ho dei seri dubbi sulla normalità del nostro ospite. Io no, quello è pazzo. Che cosa hai detto? Niente, Holly, stavo soltanto dicendo una cosa al mio pollastro. Oh, sì, scusami. Parlare con un pollo ha visto troppi cartoni animati. Guarda quello! Mi ricorda lo zio Billy. E guarda quelli laggiù, sembrano mini lampadini. Molto utili in caso di blackout. Ah, la misteriosa bellezza della vita sottomarina. Brodo primordiale da cui... Per me è solo troppo... Ma no, è molto di più! Piante, microorganismi, intere navi che giacciono distrutte sul fondale! Un vero e proprio cimitero! Guardate che roba! Quella là è mia! Anche quell'altra! Le mie splendide navi come sono ridotte! Ma per noi il colpevole me la pagherà! Gli farò assaggiare i miei stivali ferrati! Posso aiutarti? Io ho i piedi molto pesanti. Un momento, calmate i bollenti spiriti. Non sappiamo nemmeno con chi abbiamo a che fare. Non con chi, con cosa. Io che cosa non cambio un fico secco. Posso comprare di tutto e di più. Ehi, guarda che occhio. È una piovra gigante. Ecco chi ha affondato le navi. E adesso succederà a noi, ragazzo. La leva, spingi la leva. Sì, ce l'ho fatta!
Evviva! Ti abbiamo dato la bella scossa! Non sufficiente. Quel tipo di piovra ha un sistema nervoso complesso che le consente una rapida ripresa. Che cosa? Un pollo gigante parlante? Lieto di fare la sua conoscenza. Mi chiamo Virgil e sono un gallinaceo, non un pollo. No! Ah! No! Ah! Oh! Le scariche si stanno perdendo di intensità! Oh, è la batteria che si sta esaurendo! Avrò di radio anche i miei barili di greggio! Non disperarti, Oli! Ho un'idea a prova di bomba! Si chiama Indietro Nutta! Pinta a sinistra, pinta a destra, speriamo sia sorda! Siamo sani e salvi, ragazzo! Non lo so, per il momento mi sembra più intenzionata a ridurci in polpetti! A meno che... No! Là, la nostra unica chance! C'è chi è grosso e chi non lo è! E chi non lo è meglio che si nasconda! E se non ce la facciamo? Veniamo in bocca alla piovra, Virgil! All'aria confusa come un'assemblea di azionisti. Sai che ti dico, sei proprio in gamba a toglierti dai guai, ragazzo. Per caso vorresti lavorare con me? Ah, grande prospettiva. Schivare le tasse come fossero delle piove. Ah! Lo sapevo che quel mollusco non avrebbe retto davanti a un po' di tecnologia e a tanti bei soldi. Quando sono a casa organizzerò una sagra della piovra. Che ne dite, ragazzi? Beh, cosa c'è? Siete tutti vegetariani? Holly, a meno che non ci sia un altro sbocco, quella piovra ci tiene intrappolati. Oh, di che ti preoccupi? Abbiamo pesce e champagne per resistere mesi. Oh, per mille ospite, ci siamo fermati. Qui c'è lo zampino della piovra. Ma che piovra? È la terra. Per tutti i diavoli dell'inferno, guarda cosa non è sto posto. Certo che hanno un bel rifugio qua sotto. È una città, e anche molto antica, direi. Sì, e a quanto pare sono andati tutti al mare. Attento, Mike Max, potrebbero esserci dei pericoli. Rilassati, il pericolo è il nostro mestiere. Non è vero, Mr. Muscolo? Vado avanti io. Questo posto può diventare una grande attrazione turistica. Ragazzi, faremo miliardi e io li dividerò con voi. 80-20, ovviamente. Forse prima sarebbe meglio chiederlo agli abitanti. Ma quali abitanti? Qui non ci viene nessuno da secoli. E anche se fosse, io li compro. Wow, un'imboscata! C'è un calamaro là dietro! Oh, guarda, guarda, è solamente un calamaretto indifeso. Mi contengo, ce ne sono migliaia! Hanno un'aria amichevole. No, sì, insomma, non sembrano troppo ostili per essere dei calamari. Non sono calamari comuni. Credo facciano parte di un'antica branca collaterale dei più comuni molluschi cefalopodi del genere l'oligorussia. E chi se ne frega del genere? È quello che hanno fatto alle mie navi che importa! Ma come puoi accusarli senza prove? Prove? E che mi dici della piovra gigante? E di questi cosi con la testa da calamaro sono una prova sufficiente, no? Prendiamoli, avanti, falli fuori, ragazzo! Falli a pezzi prima che ci prendano loro! Tu puoi farlo, forza, vai, coraggio! No, non sono armati! Certo, hanno un sacco di braccia, ma non hanno armi e comunque sembrano pacifici. Voi che ne dite, amici calamari? Non ho ragione! Inchiostri! Beh, niente male, come accoglienza. Oh, ragazzo, sei davvero forte! Sono scappati come dei conigli! Dobbiamo seguirli! Conoscono una via d'uscita! Puntatemi! Beh, devo ammettere che non è male per una visita veloce. Sì, e non c'è traffico! Non deve essere l'ora di punta. Spero soltanto che quel tuo galletto petulante riesca a vedere fin dove sputa! Eccoli là! Mighty Max, gira alla prima destra e non dimenticare la freccia! Ehi, guardate qua, ragazzi! Questo è il centro della città! A quanto pare non ci sono molti turisti. Questi grandi lampioni stradali sono proprio strani. Si direbbero pesci luminescenti usati in assenza di elettricità. Se non prendo un abbaglio, qui ci troviamo di fronte a una civiltà molto antica.
Fantastico! Ma che cosa significa? Che in pratica è un mortaio. Ma forse là c'è qualcosa! Ehi, non vedevo tante colonne da quando ho visto i film di Ercole. Ma dove sono finiti i calamari? Ne sento l'odore. Devono essere qui vicino. Eccoli là. Potrei anche sbagliarmi, ma quello sembra il capo. Ed è molto spaventato. Spaventato? Sguaio di pennuto e lascia fare a me. Caro signore, ho subito danni, oltraggi e atrocità varie che ti elencherò in seguito. Quindi chiedo soddisfazione. Si faccia avanti. Che codardo, lo sapevo. Li stai spaventando a morte. Beh, lo spero, se lo meritano. Ali, che ne diresti di provare con un approccio diverso? Dunque, vediamo. Io essere Mighty Max, tu essere Calamaro amico. Il mio nome è Calamarus, sono il capo del mio popolo, sì. E cioè no, insomma, ecco, sì, sono il capo. Che cosa? Parli come noi. Dove hai imparato? Dalla spazzatura, la buttate in mare e noi la raccogliamo. Voi non ci farete del male, vero? Ma no, no, noi siamo amici. Senti, perché non pranziamo insieme una volta? Sì, così vedi dove sto. Ci sono delle ragazze a cui i tuoi tentacoli piacerebbero, credimi. Sarebbe simpatico, non usciamo molto da quando la grande piovra ci ha intrappolato. Già, infatti, è una cosa che volevo chiederti. Da quando è successo esattamente? Ma dunque, ricorre il millennio in giugno, eppure sembra successo ieri. Cosa? Sembra successo ieri. Siete intrappolati qui da tutto questo tempo, ma non avete provato a scappare? No, mai. Noi siamo dei mullaccioni. Del resto non abbiamo spina dorsale, capisci? Non si tratta di spina dorsale, ma della necessità di unire i nostri sforzi. Ok, ascoltatemi tutti. Possiamo liberarci di quella piovra. Certo, sarà dura, potremo perdere qualche uomo, cioè qualche calamaro, ma ricordatevi una cosa. Il vostro sacrificio di oggi è la libertà di domani. Quindi diamoci da fare. Sì, andiamola fuori e facciamola fritta. Che ne dite? Ci mangerà tutti. Guardate che non lo faccio solo per voi. Anch'io voglio andarmene da qui. Mi dispiace moltissimo, ma siamo dei calamari timidi. È l'istinto, capisci? La piovra gigante è attratta dalla luce, non dalla codardia. Che cosa vi avevo detto? Quando il gioco si fa duro, se la fanno tutti sotto come dei polli. Ehi, moderi le parole. Calamarus, hai detto che la piovra gigante è attratta dalla luce? Sì, esattamente. Allora niente luce, niente piovra gigante. Allora ragazzi, vamos! Wow! Aspetta, Ollie, non intendevo dire questo. Che strano uomo, che strane parole. Che cosa significa vamos? In questo caso credo significhi guai. Troppo tardi, hanno già lasciato la riva. Aspettate, aspettateci! Forse non è ancora tutto perduto. C'è Mighty Max con lui. Non puoi andartene. Non vedrai nemmeno dove vai senza le luci. Togliti di mezzo. Tagliare la corda è l'unico modo per salvare la pelle. L'uscita deve essere qui da qualche parte. Ah, se solo riuscissi a vedere qualcosa. Oh cielo, l'entrata! Il fatto che fosse piccola era l'unica cosa che teneva fuori di qui la piovra gigante. Su, andiamocene, Norman, prima che... No, niente mi sposterà da qui. No, è tutto inutile, non funziona! Norman! Aspetta! La luce! È attirata dalla luce! Norman, devi usare quel lampione per riportarla in mare aperto! Sì, esatto! Ci sta seguendo! Avanti! Coraggio, bella! Non lasciarmi a mollo! C'è la piovra in città! Al diavolo! Norman, lancia il lampione verso l'apertura! Sbrigati, Norman! Brutte notizie! Che c'è? La piovra sta tornando! Ah! Evviva!
va! Ora facciamo rotta verso la petroliera che abbiamo visto entrando e poi... Puoi scordartelo, leviamo le ancore finché siamo ancora in tempo! Oh, che cosa ti prendi, amico? Non sprechiamo così un'occasione! Ah ah! C'è abbastanza energia per un'altra scarica! Ed è quello che ci vuole! Cosa stai cercando di fare, ragazzo? Pensatino di mare con quel testone di mollusco, perché hai qualche problema? C'è solo una parola per definire questo piano, ragazzi. Impossibile. Rilassati, non preoccuparti. Noi siamo al sicuro qui dentro. Cosa vuoi che ci succeda? Oh? Ecco la tua risposta. Ci spiaccerà come sardine. Già, e io le odio. Addio, vita eroica, per non parlare della mia promettente carriera nel football. Bravi calamaretti! Ad una manciata di secondi dalla fine sono arrivati i calamaretti in formazione d'attacco! Bene, ora non ci resta che far saltare la petroliera e... Olli! Olli! Oh no! Sei stato grande, Calamaris. È la mia città, il mio popolo. Dovevamo provare almeno una volta. Temo che il Bossette Max sia da solo ora. Vai da qualche parte! No! A noi due, signor padrone del mondo intero! Oh no! No, 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 non farmi del male, ragazzo! Io sono solo un gran vigliacco! Sì, lo ammetto! Io non ho un briciolo di coraggio! L'unica cosa che ho sono i soldi! Ma non servono a comprare tutto! È ora di cambiare! Se l'hanno fatto i calamaretti, puoi farlo anche tu! Tira fuori un po' della tua grinta! Bel discorso! Credo che tu abbia ragione! Ma se me ne presti un po' della tua, c'è un bel centone che ti aspetta per il disturbo, figliuolo. Forza, ci siamo quasi, Olli. Purtroppo. Ehi. Spingi la leva, ora! Ma questa è la fine della piovra gigante. Ma dove sono Mighty Max e Olli? Taci e muovi le penne. Abbiamo lessato la piovra! Adesso potrete lasciare la città quando vorrete. È tutto grazie al vostro coraggio. E anche a tu. No, andiamo, che sciocchezze. Io non ho fatto un bel niente. Finalmente un po' d'aria fresca, è come una manciata di dollari quasi. Ora faccio venire il jet a prenderci. Non preoccupatevi per i diritti cinematografici, avrete condizioni eccezionali. 70 io e 30 voi. La gente non crederà a questa avventura, ma grazie al vostro aiuto spopoleremo il botteghino. Ah, lo vedo già, i sei grudinose fighe fuori dai cinema, farò altri miliardi. E bocca al lupo, mi squaglio, adios. Come sarebbe a dire adios? Ehi, dove stai andando? Ho bisogno di voi per poter girare il mio film, no? Ma sì, lo farai un'altra volta. Ci vediamo. Ah, te ne pentirai, potevi diventare ricco come me. Oh, va bene, facciamo 60 e 40. 50 e 50. Mamma. Questa settimana siamo andati negli abissi dell'oceano a combattere la piovra gigante. La piovra gigante è uno dei più grossi invertebrati del nostro pianeta. Pensate, ha una vista talmente acuta che le permette di individuare la preda a centinaia di metri. Ho avuto una grande paura quando l'ho incontrata. Ciao, alla prossima!